Claudio, dico, ora tutti festeggiano i 30 anni di internet, però a pensarci bene, la Simonelli Editore ne ha già 20, 20. 20 non è poco anche perché i 30 anni si perdono nella notte dei tempi quando nessuno sapeva cos'era internet, erano esperimenti che faceva l'Università di Pisa, se la so bene. E quindi, mentre invece Simone Editore in 20 anni ha fatto una strada da fare invidia veramente a grandi nomi internazionali, perché in Italia, che siamo ancora a fasce basse per quel che va dall'ebook, ha davanti tutta una strada in crescita che la Simone Editore si appresta veramente a cavalcare con competenza. Speriamo proprio che sia così, dal côté internazionale poi tu discendi, perché questo signore, se voi non lo sapete, è stato l'ultimo direttore di selezione da Reader's Digest, che è stata una scuola di giornalismo importante proprio anche per il suo taglio internazionale. Certo, taglio internazionale è anche taglio giornalistico di tecnica, che può essere tranquillamente oggi travasata, diciamo, nel discorso dell'ebook, perché certi concetti di concisione, di ritmo narrativo sono più che mai validi. Io credo che l'ebook sia veramente ha portato avanti quello che era allora un principio del digest di sintesi, chiarezza, rigore espressivo e È farsi vero, è sentire. verissimo, è verissimo, è verissimo. E Claudio Pina, per chi non lo sapesse, è entrato a far parte, diciamo, delle menti pensanti di questa Simonelli Editore, perché la Simonelli Editore è una casa editrice un po' strana, un po' diversa dal consueto. È una casa editrice in cui si sperimenta molto e soprattutto nell'ambito degli ebook si pensa agli ebook da 20 anni. Se voi immaginate che ho messo online il primo ebook Simonelli nel 1997, capite quanta strada è stata percorsa. Certo, e poi riferendo all'evoluzione anche tecnologica, io ricordo proprio, se vogliamo fare un confronto dei tempi del Reader Digest, quando siamo andati a Strasburgo per un servizio sul Parlamento europeo, siamo andati con un camioncino di tecnici, di fari, di funi, di registratori. Ecco, poi alcuni anni dopo, con Simone l'Editore, siamo andati in Tunisia, eravamo in tre con ognuno il proprio strumento, che era l'ebook, la macchina fotografica, il registratore che stava in una borsetta. Ecco, quindi abbiamo avuto gli stessi risultati. Quindi la tecnologia anche ci aiuta, aiuta gente come noi che ha voglia di fare e ha voglia di mettere la nostra esperienza a disposizione, diciamo anche del pubblico, del Certo. nuovo tipo di editoria, di fare delle cose che qualche anno fa erano impensabili e oggi invece sono pensabili, realizzabili e li trovate sulle piattaforme che la Simone l'Editore ha con i suoi prodotti. Pensando proprio a questa nostra esperienza su Gerba, è nato tra l'altro in quell'occasione un format che ora verrà riproposto verso altre località. Perché andare in una certa località? Un format multimediale di cui potete vedere qui tra di noi la copertina, e addirittura questo format si svilupperà in un'altra serie di ebook multimediali, grazie ad un accordo che ho stipulato con il GIST, che è il gruppo italiano stampa turistica, quindi che raggruppa i più importanti giornalisti italiani di turismo, di cui fa parte Certo. anche Claudio Pina nel consiglio direttivo e coordina queste operazioni. Sono il gruppo raccoglie 220 giornalisti italiani di turismo, quindi è una realtà abbastanza corposa. Questa collana di ebook nati dalla Simone l'Editore è proprio da un'esperienza abbastanza esagero, non dico goliardica, ma molto easy, che è entusiasmante perché sta a significare che mentre prima, e parlo del Reader Digest, ma sempre con grande amore, tutto veniva talmente pianificato, talmente preparato e costruito, che poi succedeva che la realtà intanto era cambiata e avevamo in mano dei dati che erano desueti. Con questo tipo di attività, ma non siamo solo noi, è chiaro, lo vedete in televisione, nei giornali, nelle strade, nei ristoranti, come
tutto prende ritmo, e prende ritmo anche qui in un territorio che è riflessivo più che di improvvisazione. Eppure riflessione e improvvisazione diventano un'arma formidabile, e così è stato, perché quando siamo andati in Tunisia, per continuare questo esempio, ma poi lasciamolo stare, non pensavamo di fare questa cosa. Quindi l'entusiasmo locale e i mezzi a disposizione ci hanno fatto trovare un prodotto che poi ripulito e costruito e lucidato è diventato addirittura un modello di ebook per una collana. Sì, noi di fatto siamo la testimonianza vivente di una cosa che io vado dicendo da molti anni, che a quelli che dicono il computer, le nuove tecnologie, e lo dicono con fastidio, come se fossero dei nemici. E invece io sostengo che le nuove tecnologie, i computer, tutto lo sviluppo tecnologico che c'è stato è semplicemente un complesso di strumenti che, se interpretati creativamente con la nostra umana intelligenza, ci possono permettere di creare sempre cose nuove. E non solo, quando si parla di libri e ebook, il libro contro l'ebook, eccetera eccetera, l'ebook sarà insuperabile, perché l'ebook di fatto porta la diretta nel libro. Esatto, perché non è, come si è detto più volte, la fotocopia digitale del libro cartaceo, ma è una cosa nuova che veramente si connette con la realtà, contiene registrazioni, filmati, si può disegnare nell'ebook, si può fotografare, si può filmare, si può cantare, si può ballare, c'è di tutto. Quindi è un'occasione che è peccato perdere, e che onestamente dico, grazie alla Simone Editore, questa è una realtà che la Simone Editore mette a disposizione di tutte le persone, di tutti i creativi, di tutti i giornalisti, autori, di tutti gli appassionati che vogliono cimentarsi in una nuova esperienza. Gli anni volano, gli anni passano, facciamo cose nuove, se no invecchiamo davvero. Ma certo, e poi tutto quello che abbiamo fatto nei 20 anni potrebbe essere anche una immensa start-up di qualcosa di nuovo. E qualcuno dice, sì, ma tu hai i capelli bianchi, l'altro ha i capelli bianchi, siete vecchi, le start-up si fanno con i giovani. Benissimo, affiancateci dei giovani talenti, e insieme con i giovani talenti portiamo avanti una bella startup dell'editoria digitale, che ormai la sa lunga, e la sa lunga per insegnare qualcosa di forse interessante ad altri e offrire, magari, se supportata finanziariamente da degli adeguati investimenti, tanti, tanti posti di lavoro. Certo, sono proprio convinto di questo e mi auguro che sia così, e questo spiega anche la mia presenza qui con impegno, con entusiasmo e con speranza. Benissimo, allora diamo il via a questa fiera del libro digitale. Buona visione e arrivederci ai prossimi collegamenti. Arrivederci. Arrivederci.